Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui prontissimi, ore 14, per un'altra puntata di Aroma Letterario. Quest'oggi abbiamo lasciato il filone delle fanciulle e abbiamo un ospite maschile, un autore che adesso vi vado a presentare perché abbiamo qui con noi in puntata Giampiero Daniello. Buon pomeriggio Giampiero, benvenuto in radio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Allora, Giampiero, oggi sei tu il nostro protagonista, per cui direi prima di iniziare a parlare del tuo libro, visto che gli ascoltatori magari non tutti ti conoscono, ti chiederei di dire due paroline su di te. Certo, va bene, io mi chiamo Giampiero Daniello ed ho 48 anni. Sono un amministratore, in realtà un amministratore, ho uno studio di consulenza condominiale qui a Lavello in provincia di Potenza, però in realtà la mia passione è sempre stata un'altra. Sin da piccolino amavo, oltre che il genere horror, amavo proprio leggere, amavo la filmografia, ho sempre amato queste cose, per cui a un certo punto della mia vita ho deciso di provarci perché ho capito che era quella la mia vera passione e quindi ho cominciato a scrivere, per cui mi sono messo un po' alla prova e insomma ho cominciato a scrivere e al momento ho scritto due romanzi. Ci sono ancora tanti progetti logicamente da perseguire. Questi progetti stanno, questi o almeno i primi due romanzi, insomma, hanno suscitato ed avuto un discreto successo e quindi ancora di più ho capito che è quello che mi piace davvero fare, perché, ripeto, ho sempre amato la lettura di genere, la filmografia e quindi sono qui. Adesso ci cimentiamo con altri progetti futuri e vediamo un po' come. Non ti sentiamo più. Ok, Io ci sono. e qui ogni tanto il collegamento telefonico lascia un po' a desiderare, ma insomma è il bello della vita reale. Ok, quindi dicevi appunto che sei sempre stato appassionato di noir, quindi di horror, e devo dire che questo libro, che adesso poi insomma ne arriviamo a parlare, rientra in quel genere, no? Sì, certo, ripeto, è una passione che ho sin da bambino. Praticamente mi piaceva l'idea di provare quelle emozioni che sono un po' contrastanti, no? Soprattutto poi da bambini, avere la voglia di vedere ciò che accade, anche se magari di pauroso, e quel timore dall'altro lato, quella paura un po' come dire, mi piaceva, ecco, e insomma, ha suscitato sempre in me molto fascino. Da lì io ho cominciato a leggere Tiziano Sclavi, insomma con i fumetti, è veramente un mare di libri, perché mi piaceva un po' isolarmi anche da quella che poteva essere la realtà di tutti i giorni e come dire, tuffarmi in questi mondi affascinanti che erano i libri innanzitutto, un po' più in generale, ma nello specifico quelli di genere horror, thriller. Insomma, mi è davvero sempre piaciuto. Per questo motivo, un bel giorno della mia vita ho deciso di provarci, ho deciso di provare anch'io, visto che comunque avevo, credo, una discreta fantasia e tante idee in mente, mi ci sono cimentato ed è cominciata questa avventura. Bene, e devo dire che è anche iniziata bene, insomma, io ho letto il libro e quindi adesso comunque ne parliamo. Infatti, il libro Sì. è Il Bosco dei Suicidi, quindi già qui entriamo e facciamo capire che tipo di genere ci stiamo andando ad addentrare, e non uso questo termine così a vanvera, Certo. perché abbiamo due protagonisti, io direi anche tre protagonisti, perché abbiamo due figure che sono Mitch e Selin. E Sì. poi abbiamo un luogo. Io dico solo un luogo Certo. perché non so se poi tu lo vuoi citare o meno, quindi io non voglio spoilerare, eh? Siamo per quella filosofia lì. Quindi dici un Va po' bene, sì. come, perché qui parliamo di Giappone, quindi siamo in un luogo particolare del Giappone. Ti chiedo magari prima di addentrarci nella storia, abbiamo capito che nasce un po' da questa tua voglia di parlare di horror, di noir, eccetera. Ma qui c'è qualcosa di particolare. Come
come mai proprio qui, cioè, è voluto e quale motivo ti ha spinto proprio a parlare di questo? Al di là del fascino che insomma hanno sempre suscitato in me quei luoghi, perché lontani, eccessivamente lontani probabilmente, non solo in termini geografici ma proprio a livello di cultura, noi siamo molto distanti da loro per cultura, per tradizioni, e quindi sono sempre stato affascinato da questa diversità, se vogliamo chiamarla così, almeno da quello che da quello che è a noi più vicino. Ma in realtà il motivo per cui è nato questo progetto è stato perché sono stato affascinato da alcuni racconti che ho trovato un po' su internet, in realtà su questi posti, su questi luoghi. Il posto di cui tu parlavi è una foresta, la foresta di Aokigahara, ai piedi del Monte Fuji. Mi sono imbattuto un po' su internet su questa foresta, che poi in realtà è conosciuta in tutto il mondo perché è una foresta meravigliosa, splendida, ci sono delle grotte di ghiaccio incredibili ed è veramente particolare, una foresta anche particolare rispetto alle altre perché non funzionano le bussole per via molto probabilmente dei grandi giacimenti di ferro che si trovano nel sottosuolo, quindi è un po', se vogliamo, davvero incantata, è veramente misteriosa, molto fitta, e quindi ho cominciato ad imbattermi intanto in racconti su questa foresta, e quello che poi mi ha affascinato di più sono state le leggende che si celavano dietro i racconti su questa foresta, anche perché è conosciuta purtroppo per una serie di vicissitudini e, ahimè, abbastanza particolari e cruente. Quindi in pratica la gente lì si reca per togliersi la vita. Esatto, e questo purtroppo ha quell'aspetto macabro. Esatto, questo purtroppo succede realmente. Ora, appunto, al di là dei, diciamo, degli accadimenti reali e purtroppo macabri che succedono, tutta questa serie di cose è legata ad alcune leggende, diciamo, perpetrate nei secoli in questa foresta, ed è l'aspetto che mi ha incuriosito di più ed affascinato di più, essendo io un amante appunto del genere horror. Bene, allora io direi, visto che in qualche minuto noi ce lo siamo fatto, facciamo subito la pausa. Facciamo la pausa musicale un pochino più anticipata, così poi quando torniamo iniziamo effettivamente a parlare bene magari di questa storia, dei protagonisti e di un po' di cose. Però se no è brutto interromperti poi sul vivo. Va bene, qualche minuto e torniamo. Grazie, a fra poco. Eccoci qui tornati a parlare nuovamente con Giampiero. Il suo libro Il Bosco dei Suicidi, oggi ci addentriamo nel Giappone un pochino, direi anche un po' più di un pochino, nella parte macabra di una foresta in particolare, e abbiamo questi due protagonisti, quindi siamo un po' curiosi di capire magari che cosa succede, perché sono due innamorati, no? 27, 29, 29, 28, insomma, due giovani, i nostri protagonisti, che sono Mitch e Celine. Certo, assolutamente. Sì, sono due cineoperatori che lavorano per una società di videoproduzione di audio e video, e il loro amore, oltre che, diciamo, fisico, per entrambi, sono legati da una passione comune, che è quella dell'avventura, che è quella un po' del mistero. E quindi che cosa fanno? In un periodo di relax, prima delle vacanze, poco prima delle vacanze natalizie, decidono di concedersi, di regalarsi un viaggio, di regalarsi un viaggio in un posto che non hanno mai visto. Celine si imbatte sul computer, appunto, in alcune notizie che parlano di questa foresta di Aokigahara, ai piedi del Monte Fuji, e decidono
di andarci, decidono di visitarla, anche perché leggono di storie misteriose e abbastanza raccapriccianti che succedono lì in quei posti. Per cui, per come sono amanti dell'avventura, del mistero, decidono di avventurarsi e scopriranno che molte di queste storie in realtà non sono solo leggende. Infatti poi, vabbè, non diciamo troppo, però c'è un momento in cui loro fanno una sorta di visita, sì, mi pare che era una visita guidata alle grotte, sì. Capita appunto che Céline, volendo accarezzare, no, quest'acqua, ne viene, come dire, carpita via. Risucchiata, esatto. Risucchiata, sì. Tra l'altro quelle grotte sono anche... anche naturalisticamente parlando, pieni di vortici, quindi non è chiaramente dell'acqua calma, eccetera. Tra l'altro ci sono molti cunicoli, c'è addirittura un fiume sotterraneo che ha una corrente molto forte. Quindi un pochino diciamo che Mitch, no? se non mi ricordo male, nel tentativo di, insomma, di riprendere la sua bella, finisce anch'esso rapito da questo corso d'acqua. Sì, assolutamente sì. Infatti, nonostante le guide nello specifico si fossero raccomandate di stare molto attenti, soprattutto nelle grotte, perché oltre che scivolose, ma in queste grotte chiaramente c'è la presenza di questi fiumi sotterranei, di questi vortici all'interno dei fiumi, ed è molto pericoloso. Nonostante queste raccomandazioni, la curiosità, la voglia di Céline soprattutto di toccare con mano queste bellezze naturali la induce, e in realtà la rapisce completamente, perché viene risucchiata e Mitch dovrà cercare in tutti i modi di salvarla, e per seguire lei poi si ritroveranno catapultati in una realtà che mai avrebbero immaginato. E quindi da lì poi comincia un viaggio e soprattutto una lotta per la sopravvivenza, perché scopriranno in effetti che antiche leggende che popolavano questa foresta non erano solo leggende, ecco. Quindi si troveranno a dover combattere con entità malvagie pronte a dilaniare i loro corpi. Devo dire che mai citazione fu più adeguata. Devo dire che c'è la parte dove loro proprio, perché allora il viaggio nelle grotte era un po' una prima tappa, no, di questo loro viaggio che si erano programmati, e da questa prima tappa, appunto, attraverso questa vicenda, approdano in questo luogo. È molto interessante il pezzo dove viene descritto, perché si sente proprio attraverso la scrittura, diciamo, questo disagio, no? C'è tutto il pezzo dove intanto non riuscivano a capire come mai si erano allontanati così tanto dal gruppo attraverso, no, questa corrente del fiume. E soprattutto una foresta che alla fine sembra quasi inghiottirli, no? C'è molto chiaro anche il disagio che prova Mitch, perché si sente da subito che ha questa, no, sente proprio addosso queste tracce ombrose, minacciose, no? E quindi sia stato anche non proprio semplice, no, per te descrivere, anche perché tu non ci sei mai stato in quella foresta, quindi no, c'è stata un'opera, no, credo difficoltosa nel trasferire un po' quelli che probabilmente sarebbero state anche le tue emozioni all'interno di quel luogo. Sicuramente sì. Sicuramente sì, infatti quello che si percepisce, oltre che si legge, è, come dicevi tu, in effetti questo disagio già iniziale, quest'ansia comunque, perché avendo letto tanto a riguardo e avendo capito che effettivamente lì qualcosa che non andava c'era, si respira quest'ansia, questo disagio, quasi questo malessere, questo timore di essere lì. Proprio è quasi un timore quello di essere lì, almeno da parte di Mitch. Però per accontentare Céline, insomma, ci arrivano con tutti i dubbi del caso, e in effetti è una foresta che diventa magica, se vogliamo, perché appunto quello per cui si sono
meravigliati di più è essere stati completamente rapiti da questa foresta ed allontanati talmente tanto da non poter richiamare in aiuto le guide ed il gruppo in genere. Quindi si trovano praticamente catapultati in una realtà completamente diversa da quella con cui erano partiti. Quindi la realtà, le persone fisiche, le guide, gli altri turisti scompaiono completamente, improvvisamente. È bastato un fiume a portar via entrambi e si sono ritrovati in una foresta completamente diversa da quella anche descritta sui volantini o su, insomma, l'aspetto cambia repentinamente, l'aspetto quello reale, per tuffarsi in un mondo che di reale ha poco e niente. Sì, infatti c'è stato, penso di poterne parlare, poi al massimo mi interrompi bruscamente, c'è un pezzo dove in una notte Mitch incontra due anziane e successivamente c'è un po' questo, cioè, si accorge che qualcosa non va, perché c'è un momento intimo tra Mitch e Celine la notte dopo e lui capisce che c'è qualche cosa che non va, perché Celine sembra diversa e a un certo punto a lui sembra quasi riconoscere nella sua fidanzata una delle due anziane. Ecco, questo per dire un po', no, che sì, il bosco cambia anche quello che è la realtà. Poi non svelo più di tanto, ovviamente, perché certo, però sì, voglio che gli ascoltatori vadano lì a curiosare. Però certo, ecco, sì, c'è questo quasi due mondi che si sovrappongono e in questo sì, silenzio assordante di questa foresta sono più di un mistero, ecco, quello che aleggia in quel luogo. Certo, perché in effetti anche quelle presenze, voglio dire, non sono logicamente presenze umane, che cambiano anche le persone, poi soggiogandole ai loro voleri. Quindi c'è un, io credo, spero di aver rappresentato nella miglior maniera possibile, c'è quest'ansia nello scoprire che tutto può cambiare improvvisamente, che tutto può trasformarsi in un incubo, e quindi anche ciò che erano le concretezze, le certezze che nessuno mai avrebbe potuto scalfire, può crollare tutto in un attimo e ritrovarsi con persone che si pensava conoscere ma che poi si rivelano altro, perché appunto soggiogate da questi poteri sovrannaturali che le tengono un po' in scacco. Forse perché è un po' magari il segreto di quella foresta, quasi, no? Tra i due personaggi, tra Mitch e Celine, qual è stato il più difficile per te da descrivere all'interno del libro? Credo Mitch, perché soprattutto nella parte iniziale, lui dove ha questo c'è una, rapporto comunque con la morte già da piccolino, quindi sì, ha già visto, no? Esatto. È particolare questo, mi hai anticipato, stavo dicendo esattamente questo. Lui ha avuto dei trascorsi che non sono stati propriamente idilliaci, voglio dire, quindi effettivamente conosce già, e da lì, da questo poi vengono i suoi fondamentali e principali timori, perché in effetti lui conosce già degli aspetti della sua vita, a causa di alcuni aspetti che gli sono capitati, conosce già quelle che possono essere delle situazioni in effetti non belle psicologicamente, non belle moralmente. Ha avuto a che fare già con la morte. Sicuramente descrivere un po' il personaggio Mitch mi è costato un po' di più in termini di realizzazione, perché concettualmente volevo che fosse reale. Io mi divago un attimo da quello che stavo dicendo, molto veloce. Effettivamente nel mio modo di scrivere, e spero di riuscirci, cerco proprio questo, cioè la descrizione minuziosa e particolare di qualsiasi tipo di situazione, che sia di un personaggio, che sia di un luogo, che sia di un'azione specifica. Perché? Perché credo che se il lettore
riesce a vedere con gli occhi della mente quello che io cerco di descrivere, molto probabilmente riuscirà intanto ad appassionarsi di più alla lettura, ma vedrà realizzata in testa quello che io descrivo e quindi lo vivrà in maniera completamente diversa e non distaccata. E quindi per questo motivo sicuramente cerco di descrivere al meglio e appunto nella maniera più dettagliata possibile ogni aspetto. La descrizione di Mitch è stata abbastanza non complicata, ma sicuramente un po' più intensa rispetto a Céline. Ok, beh sì, anche perché il risvolto emotivo chiaramente poi c'è sempre, quindi non ci si può distaccare totalmente come dei robot, chiaro. Allora, Giampiero, io ti do un piccolo compito, perché adesso noi mandiamo una pausa musicale per cui mentre gli ascoltatori odono un po' di musica, io lascio il compito classico di questo programma. Si chiama Roma Letterario, sì. Non a caso, perché ti chiedo, quando torniamo in diretta, di raccontare, di associare un aroma, un gusto, un profumo o anche uno dei cinque sensi al tuo libro, a questo libro. Va bene, okay. D'accordo. Qualche minuto e torniamo. Eccoci, non siamo in una foresta del Giappone, fortunatamente siamo qui in radio, abbiamo in collegamento il nostro autore di oggi, che è Giampiero, che ci ha parlato del suo libro che è Il Bosco dei Suicidi. Ovviamente avete già in parte capito di quale foresta del Giappone parliamo, purtroppo ha questo risvolto macabro, però qui abbiamo anche una bella storia d'amore alla fine, all'interno, perché comunque c'è un sentimento che anima questi due protagonisti, per tutto, certo, li accompagna per tutto il libro. Ma non mi sono dimenticata dell'esercizio che ti ho dato. Poi compito. Dopo parleremo, perché c'è ancora qualche cosina che vorrei chiederti del libro, ma adesso, giustamente, visto che siamo nell'ultima parte, associamo un aroma al Bosco dei Suicidi. E qual è? Certo. Allora, quello che mi viene più naturale è, credo sia il profumo e l'odore della resina degli alberi. La vedo vicina e la vedo associabile a quanto narra la storia, insomma, a quello che si parla nella storia, insomma. Beh, come aroma ci sta, anche perché, insomma, all'interno di una foresta simile, credo che oltre all'odore proprio di bagnato, no? di umido, sì, il secondo profumo, odore, insomma, a seconda dei gusti, sia proprio quello degli alberi, quindi di quella della corteccia resinosa, perché insomma loro poi, sì, vivono anche fisicamente questo luogo, no? Esatto. E quindi a maggior ragione. Vivono e anche come dire, una descrizioni appunto minuziose anche di questi aspetti rendono sicuramente la storia più vera e la rendono più viva. Leggendo la si respira quell'aria un po' macabra e umida e resinosa, appunto, che si vive all'interno di una foresta. Sì, certo. Sicuramente la resina è uno degli odori e dei profumi che più può essere associata alla lettura, a mio avviso. Vabbè, ma effettivamente posso garantire, avendolo letto, conferma agli ascoltatori che in alcune parti, anzi in moltissime parti, il lettore viene proprio coinvolto quasi all'interno di questo ambiente. Se lo si legge magari anche di sera, io l'ho letto di notte, quindi secondo me anche... È l'ideale. Esatto, l'ho letto in veranda con il suono del gufo, di tutti i suoni notturni che animano il bosco in cui la sede della radio vive, c'è, e quindi devo dire che fa il caso suo, ecco, quindi un bel sottofondo di quel tipo lì, tenetevelo, perché secondo me rende molto. Allora, Giampiero, adesso abbiamo attribuito questo aroma, ti vorrei, sì, chiedere, quindi in finale, dato che si parla di due persone, si parla di tanti avvenimenti legati a leggende, mi viene da pensare che nulla è stato fatto a caso, quindi probabilmente questi due ragazzi, attraverso le tue parole, c'è
qualche cosa da voler comunicare al lettore. Non è il banale romanzo, no? Sì, no, certo. Innanzitutto loro vivono effettivamente queste emozioni e soprattutto vengono spinti da queste emozioni a comportarsi in una determinata maniera, perché è proprio il loro amore, è proprio il loro sentimento più puro che li anima e li spinge appunto a confrontarsi anche con qualcosa di più grande di loro, potenzialmente micidiale o comunque sicuramente incisivo in maniera negativa in questo caso nei loro confronti, ma nonostante ciò, nonostante tutto e nonostante tutte le difficoltà chiaramente a cui andranno incontro, l'amore che provano l'uno per l'altro deve spingerli e li spinge a compiere azioni, le azioni che poi compiranno. E quello che volevo in effetti un po' comunicare, al di là di tutto, al di là della storia, credo sia proprio questo, cioè una volontà e una voglia sempre di spingersi anche oltre per portare avanti ciò che può essere una passione, può essere un amore, può essere qualsiasi cosa, ma va portata avanti fino in fondo e contro ogni avversità. Quindi sicuramente il mio messaggio è questo, voglio dire, quindi nella vita in generale ci sono sempre tante avversità, le combattiamo tutti i giorni, però quello che ci deve muovere sono i sentimenti per chi vogliamo bene e che ci devono spingere appunto a superare qualsiasi tipo di difficoltà, perché poi, come dicevi tu all'inizio, in realtà è la loro storia d'amore quella che li porta a vivere tutta una serie di cose, ed è l'amore che, nonostante il genere, voglio dire, possa essere magari apparentemente in contrasto con quanto sto dicendo, in realtà non lo è, perché è proprio l'amore che muove i personaggi. E quindi quello che a me piace sempre comunicare è proprio questo: attraverso le emozioni all'interno di determinate situazioni, attraverso le emozioni, appunto, questo amore, questa voglia di superare le difficoltà. Sì, direi che i due protagonisti hanno questo legame che va davvero dall'inizio della prima parola del primo capoverso fino alla frase finale. Quello sì, lo posso ammettere. Sì. Il finale non lo dico, però vi assicuro che le ultime, cosa sono, 10 righe, dimostrano veramente un amore che è infinito. Certo. E non dico altro. Assolutamente, non diciamo altro. No. Invitiamo gli amici lettori a comprare, a leggere soprattutto, e sperando che piaccia, appunto. Questo alla fine è un po' il potere, no, che ha la scrittura. Tu, essendo autore, sai di avere comunque una responsabilità, perché alla fine attraverso le tue parole qualcosa arriva. Poi chiaramente le emozioni sono soggettive, però sicuramente immagino che un libro scritto così, poi anche una scrittura molto, molto semplice. Io quando ho iniziato temevo di trovare dei pezzi magari un pochino più lenti, no? Perché quando ci sono magari le descrizioni dei luoghi, classicamente nei libri, no? Rallenta un pochino tutto. Devo dire che agli ascoltatori posso garantire che è fluido, per cui si passa da un qualcosa che succede a qualcos'altro in maniera abbastanza veloce, no? Oserei dire, Giampiero. Quindi sì, anche chi non è magari abituato, no, a leggere un certo numero di pagine, secondo me è fattibile. Io l'ho letto in una notte, quindi alla fine, poi diciamo che un lettore normale, io dico sempre, là dove io leggo in una notte, un lettore normale in qualche giorno, una settimana, riesce tranquillamente, anche perché poi prende. Poi, ragazzi, appassionati di questo genere qua lo divorano. Anche il modo di scrivere, immagino e penso che incida in una valutazione un po' più ampia e complessiva. La scrittura, a mio modestissimo parere, deve essere fluida, deve essere coinvolgente, deve essere comunque liscia, in maniera tale da non seccare, da non stancare appunto il lettore. Poi chiaramente starà alla storia
dare quell'input, far sì che il lettore prenda tutto ciò che di buono c'è nella lettura e quindi che riesca a leggerlo. Trovo che appunto scritture troppo complicate possano deviare un po' da quella che è il finale, voglio dire, e anche le emozioni si perdano un po', a mio avviso, in una scrittura troppo complicata, con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, per le scritture complicate, ma credo che sì, le emozioni poi si perdano un po'. Io credo che nella narrativa fantastica ci debba essere questo tipo di scrittura per poter tenere il lettore incollato alle pagine. Sì, lo credo anch'io, anche perché sennò perdi proprio quell'attenzione. Esatto, anche perché non sono testi scientifici, non sono testi accademici, cioè è narrativa, è fantasia, quindi il lettore deve appassionarsi leggendo in maniera fluida e leggendo in maniera scorrevole le pagine una dopo l'altra. Allora, Giampiero, noi siamo arrivati in chiusura, quindi a questo punto direi, immagino ci sarà qualche altra scrittura che bolle in pentola. Sì, ecco. Certo. Siamo sempre certo. Su questo tema, perché io ti vedo lanciato su questo genere di libri. Sbaglio? Sì. No, no, non sbagli assolutamente, è la mia vera passione, è la mia prima passione. Dopo il primo, insomma, è venuto via il secondo, adesso ci sono altri progetti, ne sto scrivendo un terzo, e il genere sicuramente è sempre quello, i temi sono diversi, le storie sono diverse, però il genere per il momento è quello. Mi è balenata anche l'idea di cambiare genere, provare a cimentarmi con altro, però per il momento, visto che tengo molto a questo genere, vorrei portare avanti quegli altri 2-3 progetti che sono già in cantiere. Poi il futuro, c'è tempo, si vedrà. Esatto, per il futuro c'è tempo e vedremo che succede. Esatto, esatto. Poi quando c'è la passione bisogna cavalcare l'onda, sennò assolutamente. Non si rischia. Le cose fatte con passione, sì, le cose fatte con passione sono le migliori, perché vengono obbligatoriamente bene. Esatto. Perché quando ci si mette il cuore nel fare una cosa, la cosa viene bene, a prescindere poi dal gusto e tutto il resto, però sicuramente una cosa fatta con passione viene bene. Ecco. Esatto. Ok, allora Giampiero, io ti dico grazie per insomma il tempo che ci hai dedicato, diciamo grazie anche al telefono, insomma, che ha supportato tecnologicamente tutto quanto, qualche piccola sporcatura, ma alla fine noi abbiamo parlato di contenuti interessanti, quindi va benissimo così. Certo. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità, sono contento ed onorato di aver potuto partecipare al vostro programma, quindi grazie a voi. Benissimo, allora io vi ricordo la mail qualora vogliate segnalarci dei testi o interagire con noi, che è diretta @radionordborealis.it. Io vi accolgo e vi aspetto nella prossima puntata di Aroma Letterario e domani mattina, come sempre, con il Buongiorno del Mattino alle 9. Buona serata a tutti!